It's not every day that you get to see a proving ground where a Bugatti is completing its final testing. If you happen to be interested in such a thing, follow me. Before moving on, let me take a step back and tell you that I'm in Puglia, Italy, the land of exotic dance, marvelous sea, good food, and also a legendary test spot for cars worldwide. For 50 years, Nardo has been a mecca for automotive testing, and just like in almost all major R&D centers, getting in is almost impossible. And above all, you're not allowed to film anything. Ci devo lasciare qua? Sì. Da qua si sequestrano tutto. Ragazzi, da questo momento in poi passate il cancello, dovete spegnere ogni fotocamera. Va bene? No, I said almost, because I got in, but I had to attend a safety course and take a written exam just to do so. Here at Nardo, they're quite strict, which means I can't show you exactly what I saw, but I can show you the Bugatti prototypes, because this is why I'm here, to see the newly born Chiron Supersport, the Devo, and the car that will be following the 110, the 110. Seeing all of them here right after testing, still dirty, full of sensors, and smelling of burnt tires, it just makes you feel dizzy. Nardo is a haven for supercars undergoing testing. A team of 20 engineers, mainly experts in car frames and engines, will fine-tune the most powerful, expensive, and fastest cars on the planet, thus facing one essential element. The challenge to make this very, very powerful car, 1,600 horsepower, to make this car drivable for everybody, for not just for professional drivers, also for, yeah, I would say, normal drivers. And this is the main challenge, to make this car easy to control and predictable and all these things. Well, yes, a Bugatti will actually be driven every day. It's the core of it being a hypercar. To understand that, you need to try one for yourself, and I realize that's quite the task. The 110 is no exception, but this test is special because it pays tribute to Bugatti's Italian history of Coppa Goiano, or championship in English, and specifically the EB110. We first told you about that in 2019 when we took Motor One cameras into the Blue Factory, where the 110 prototype was introduced in front of two magnificent EBs, an LM which competed in the 24-hour Le Mans, and a Sport Competizione, which competed in the United States. The same cars you see here in Nardo celebrate the track baptism of their symbolic era. Today, the driver behind the wheel is Loris Bicocchi. So, where were we? Non finisce di stupirmi questa potenza qua. Perché ti rendi conto solo guardando il contachilometri così quanto sei salito. E non è ancora finita la macchina, la state ancora finendo. Sì, sì. Cosa mi manca? Beh, sai, quando si fa dello sviluppo c'è sempre, non è solo un loop. Lavori sugli ammortizzatori, poi lavori sulle trasmissioni, poi lavori sugli pneumatici, sull'aerodinamica e poi dopo ricominci ad affinare. È sempre così finché non sei contento, ecco. È pazzesco. Ma questa pista è quella di handling, quindi qua fate l'assetto e lo bilanciamento del Bugatti e non solo. Sì, chiaro. Diciamo che qui guardiamo il bilancio meccanico, il sotto, il sovrasterzo, ci sono dei punti in cui c'è quella che noi chiamiamo della verticale, quindi degli smorzamenti. E sempre parlando tecnicamente, i famosi transitori, quando fai un destra e sinistra nelle chicane, come la macchina viene controllata da ammortizzatori, sospensioni, e poi quando esci dalla curva in,
questo caso stiamo parlando di 1600 cavalli con 1600 Nm di coppia, quindi è il lavoro difficile anche come scaricarla questa potenza, come metterla giù senza che la macchina poi abbia dei sovrastessi improvvisi, quindi il lavoro da fare è tanto. Per renderla facile, a chi ovviamente può permettersi di guidare un'auto così a questa velocità? Beh, sai, il segreto credo stia nel fare la messa a punto della macchina senza sfruttare troppo inizialmente l'aiuto di questi servizi, dell'elettronica. Noi amiamo mettere appunto la macchina proprio nella meccanica, come pura meccanica. Poi quando poi vai ad applicare il sistema ABS, traction control, ESC, tutto quello che vuoi, vogliamo praticamente, il nostro scopo è quello di far accendere queste lampadine, no? Che ogni tanto appaiono sul dashboard, il meno possibile. E se riusciamo a guidare e divertirci senza farle accendere, allora abbiamo raggiunto il risultato che cercavamo. Vogliamo avere una macchina che sia divertente da guidare, non perdere il piacere di guida. Questo è impressionante come questa 110 sembra agile tra le curve, adesso siamo sì. Anche a 300 in tutto questo. Sì, sì. Chiacchierando, perché è normale. Chiacchierando, sì, è normale, certo. Normale, vabbè. Sì, sì. E quanto ne ha questa macchina? Quanto ne ha? Perché sono 100 cavalli in più rispetto alla Scion, giusto? Sì, 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 1600. Già 1500 sembravano una cosa un po' già fuori di testa, però... E poi è divertente anche perché la puoi mettere di traverso, vedi? Che ci vuole, E puoi divertirti anche in questi curvoni da 170, 180, la puoi mettere di traverso. E vedo centimetri di gomma praticamente sulla pista. Guarda lì cos'è. Poi sì. C'è il punto qua, su questa pista, dove si arriva quasi a saltare. Ah sì, c'è il famoso salto. Per noi è un riferimento, il salto, no? Prima del salto, dopo il salto. C'è lì che è veramente impressionante come devi lavorare per buttarli a terra con tutti questi cavalli. L'importante è atterrare a ruote dritte. Sì, è vero. Guarda qui, facciamo... Vedi? Ci divertiamo. Una pendellatina così tranquilla. A driftare. Che ci vuole? Lì facevamo, giusto per tue informazioni, 170, andavamo via un po' di traverso, qua è 140. Sì, sì. Ecco qua. Oh. La tengo io. Sì, grazie. C'è una leggerissima accelerazione laterale. Io e si abbiamo saltato. E si stacca. A che velocità si stacca qua alla fine? Ma sui 2,40. Poi dipende anche dalla taratura degli ammortizzatori. Non vorrei rischiare di andare troppo sul tecnico, ma se hai una frenatura in estensione molto importante, poi stacchi anche a una velocità più bassa. Certo. Dipende sempre il tipo di assetto che tipo, insomma, come vuoi dare il comportamento, l'identità della tua vettura, se la vuoi fare veramente racing, se vuoi fare... In questo caso noi per mettere a terra questa potenza dobbiamo comunque lasciarle muovere le sospensioni, non ti puoi permettere un assetto troppo rigido. Perché? Ultimo giro. E poi 6 km che volano con una macchina così. Sì. Staccato anche a 300 km all'ora, sì. Ancora una volta, un attimo. Il massimo che ho visto, che mi sono permesso di vedere qua, perché poi è sempre una sfida, no, la nostra, è i 3,28. E poi ho cominciato a frenare. Poi a un certo punto pensavo di aver esagerato, ma è andata bene. È andata bene. Sì. Vedo delle strisce che ogni tanto vanno un po' sì. Per la tangente. Sì. Quelli sono quelli che non hanno fatto un buon lavoro, probabilmente. Sì. Il bello è che questa poi la differenza alla fine non c'è niente da fare, su questo setup la fa l'uomo. Cioè, ecco. Ci possono essere tutte le elettroniche, i controlli, i computer che abbiamo visto prima, ma sì. Il sedere, possiamo dire, il
qual è la migliore, il miglior sensore del collaudo? Il miglior giroscopio del mondo è il sedere, alla fine. Il sedere. No, cioè, adesso parlando seriamente, cioè, approfondendo quello che hai appena detto, che mi piace approfondire questa cosa. Quando uno parla del piacere di guida, una macchina piacevole e bella da guidare, se pensi a queste due terminologie, il piacere di guida, la bella da guidare, non c'è un numero, non è una cosa che puoi quantificare numericamente. Il piacere è qualcosa che è riservato all'uomo, all'emozione, e quindi in questo caso, per fortuna, è sempre l'uomo che deve cercare di rendere la guida piacevole. E non, noi siamo, ovviamente adesso siamo supportati da questi strumenti che ovviamente ci agevolano molto nello sviluppo. Certo. Però alla fine quella, la sensazione quella sul volante, poi, esatto, è una cosa che non quella scienza, esatto, quello per fortuna è sempre l'uomo che lo fa. E a me piace pensare così. Cioè, mi va bene tutto, mi va bene gli strumenti, anzi. È bello confrontarsi con gli strumenti, è bello vedere che quello che senti poi ha una coerenza con quello che misuri, per l'amor di Dio, tutto. Però il piacere, quello lì lo fa l'uomo, lo fa rendere l'armonica, tutti questi ausili che ci sono, questa meccanica che c'è, e armonizzare il tutto. Questo qua rimane ancora a noi. È un'artigianalità che, diciamo, sì, così, qualsiasi tecnologia, anche l'elettrificazione, non potrà mai togliere al fare belle auto, sì, come le auto belle da guidare. Sì, questo sì, è vero. E secondo me forse il messaggio positivo che si può trasmettere anche guardando al futuro dell'automobile. E grazie Loris per questo giro. Beh, speriamo che ci siamo divertiti comunque, eh? Io sì, è stata un'esperienza molto, molto particolare, che vivranno in pochi, 10 fortunati clienti. È vero, sì, in questo caso soltanto 10, sì. Aspettando la prossima Bugatti. E ti confido una cosa, che continuo a divertirmi anch'io. Non smetterò mai di divertirmi. E di Bugatti ne guidate tante. Grazie mille. A te Alessandro. At Nardo, we close a chapter in the history of the EB110 for Bugatti and perhaps for the car world, which is experiencing the birth of one of its last hypercars with an internal combustion engine. It's a monument for mechanical engineering, featuring 16 cylinders, 8 liters of displacement, and 4 turbochargers. The next Bugatti models will be electrified, and in order to make them even more extraordinary, a new vision is needed. So after Ettore Bugatti, Romano Artioli, and Ferdinand Piëch, the Bugatti brand has reached Croatia, where Mate Rimac is willing to continue the legacy. It is the beginning of a new era, but the new propulsion technology on its own won't make a difference. Rather, it will be made by the intelligence and the passion of those who once again will try to make an extraordinary car to drive.